Ma io vedo, numero uno, che un regolamento italiano così, con tutti stranieri, troppi stranieri in squadra, non permette sicuramente ai giovani venire fuori. Però da un altro punto di vista dico, gli allenatori hanno poco coraggio, o hanno paura di perdere il posto di lavoro, o hanno paura del giornalista che li maltratta, o roba di questo genere. E il fatto di 6, 6 o 5, 7, come si vuole dire, dei giocatori italiani o passaportati. Questo è il campionato sicuramente degli agenti. Sono gli agenti che girano tutti questi giocatori per prendere i soldi, che non fanno mai male, però sono importanti, logicamente. Tutti hanno paura del proprio posto, nessuno rischia. Quando vedi un giovane che ha talento, insomma, io vedo dei giovani che un po' di anni fa avrebbero potuto essere fenomeni, che adesso, quando, non so, vanno a Milano e dopo ho visto Pascolo, che non è un giovane, ma dopo 2 anni a Milano che non gioca, quando uno non gioca, Montecchio, Fontecchio, ho paura che sia anche lui su quella strada lì. Perché? Sta facendo quella fine anche della Valle, no? Beh, Della Valle, se non altro, ha la scusante che c'ha un fisico che... L'esempio forse più quello di Belli. Eh? L'esempio più significativo forse è quello di Melli, che è andato in Germania per acquisire parole. Sono i più forti Sì. quattro d'Europa. Secondo me è questo l'importante. E il livello degli allenatori invece? Io sono allenatore, non... No, dico un giudizio sul livello degli italiani in questo momento. Non è... Come direbbero a Napoli, non è un massimo. Eh? Ma perché non si lavora? Potrebbe. Perché non lavorano come lavoravano prima? Ma Perché non hanno perché? le competenze? Non hanno la tranquillità di poter lavorare perché alla prima che mi fai, come dicono, ti licenzio e te ne vai, perché tutti mirano solo al risultato senza pensare E a questo comporta anche quello. l'allontanamento del pubblico È dall'allenatore. sicuro, perché bisogna coltivare la società. Bisogna coltivare la scuola, ci sono tante cose da fare e bisogna soprattutto che i genitori li spingano a fare, ma non, dalle nostre parti si dice una parola molto semplice, non intrigarsi. Cioè, il ragazzo deve andare, giocare, avere l'allenatore con fiducia, quello che lo fa lavorare, però non intrigarsi nel dire ma no, ti fa giocare poco, ma perché non gioca mio figlio? Questo c'è stato, c'è, ci sarà sempre, Ci lo sarà sempre, sempre. però... Ma in tutti i
Io ho fatto l'insegnante, ho educato anche i giocatori e i genitori dei giocatori che hanno trattato male i loro genitori davanti di me, hanno preso calci nel sedere, d'alzarsi mezzo metro da terra, ed erano giocatori di Serie A che se mi davano un cazzotto a me mi spaccavano in due. Però bisogna che ci sia questa comunione di lavoro fra genitori, allenatori e ragazzi.